Questa è un'azienda farmaceutica dove produciamo forme solide farmaceutiche, compresse solide. Il processo parte dal dispensing dove abbiamo le polveri che vengono poi lavorate in granulazione dove viene poi prodotto il granulo per passare poi successivamente alla compressione dove avremo poi il nucleo che a sua volta verrà rivestito in laccatura dove viene dato uno strato alla compressa. Io mi occupo di compressione e laccatura, sono perito elettrotecnico. Dopo un paio d'anni ho avuto subito questa possibilità di lavorare in questa azienda. Testiamo i farmaci per far sì che quando arrivino sul mercato siano efficaci e sicuri per il paziente. Io sono laureata in biotecnologia del farmaco. Dopo la laurea ho aderito a un'iniziativa che fu promossa dall'università che prevedeva un tirocinio post laurea con aziende convenzionate con l'Ateneo. Infatti ho avuto l'opportunità di fare 6 mesi di tirocinio in questa azienda e successivamente sono stata poi selezionata per entrare a far parte dell'organico. Buongiorno ragazzi, tutto bene? Sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e ho frequentato un master di secondo livello. Ok, la validazione è confermata a partire dal 4 dicembre in granulazione, mentre invece poi andrà su tab 18 a partire dal 10 dicembre. Il mio compito è quello di assicurare che tutti i target richiesti dall'azienda vengano rispettati in termini di qualità, di sicurezza, di produttività e anche in termini finanziari. Gestire uno stabilimento produttivo farmaceutico in ambito internazionale, ma basato nella parte meridionale dell'Italia, significa poter dare nuova linfa a un territorio che ha varie difficoltà da un punto di vista di occupazione, da un punto di vista di crescita. Il direttore di stabilimento di un gruppo farmaceutico principalmente si occupa dei suoi pazienti e dei suoi collaboratori. Questo viene ottenuto mediante l'assicurazione di qualità delle produzioni all'interno dello stabilimento e ovviamente tenendo cura di quello che è un elemento fondamentale, cioè la sicurezza all'interno dello stabilimento dei propri collaboratori. Io sono laureato in ingegneria elettronica. Il mio percorso è iniziato circa 15 anni fa all'interno della funzione di ingegneria di dipartimento. Ho ricoperto ruoli via via più gestionali. Un project manager ha il ruolo di implementare dei progetti più o meno complessi dall'esterno all'interno dell'azienda stessa. L'esempio è la linea di packaging, è un mio progetto che ha portato all'installazione di questa linea di packaging ad alta velocità all'interno della struttura. Io provengo da studi tecnici, sono un ingegnere meccanico. Dopodiché la mia prima attività professionale mi ha portato nel mondo automotive. Qui riceviamo tutte le materie prime e da qui spediamo il prodotto finito verso circa 100 paesi nel mondo. Sono un matematico sostanzialmente, però nel cuore sono più tecnico, ho un diploma in informatica e uno in elettrotecnica e ho fatto anche studi di ingegneria per qualche periodo.